Tantissimo, proprio mi è piaciuto un sacco, veramente. Bello. Eh beh, tipo la scena che si vede nel trailer, quella sul treno, è bellissima. Tanta roba. Sì, mi è piaciuto. Ha salvato un po' quello di episodio 7-8 che non mi è piaciuto tanto. Ah, ecco. Però questo è stato bello. Sì, devo dire che sono entrato senza avere delle aspettative altissime come per gli altri titoli e sono rimasto veramente colpito dall'equilibrio che c'è in questo film, forse anche rispetto agli altri, nel bilanciare le citazioni e gli easter egg per i fan e comunque mantenere una narrazione fluida senza inserirli in modo forzato. Lui, beh, ha un'eredità che sicuramente non è facile da portare sullo schermo, soprattutto perché il confronto è con Harrison Ford. Credo che abbia mantenuto un buon livello di recitazione, ha fatto giustizia a un personaggio in una fase diversa della vita stessa del personaggio, aggiungendo delle parti del proprio come attore. Quindi secondo me è riuscito come attore, come personaggio, come combinazione. Direi che è stato doveroso girare il double fast Giubbotto, perché è assurdo. Non forse a livelli di Rogue One come film in sé, ma con delle chicche veramente pazzesche. Quindi assolutamente approvato. Alden Ehrreich, impronunciabile, mi ha convinto, ma il doppiaggio me l'ha fatto un po' perdere. Non lo so, dovrei vederlo in lingua originale sinceramente per Alden, però approvato. Certo che è piaciuto, è già la terza volta che lo vedo, anche se oggi siamo al 23 e lo rivedrò un'altra volta ancora sicuramente. Lui com'è? Ti ha convinto particolarmente? Era un po' prevenuto sinceramente, non è Harrison Ford, però è quello che doveva essere, diciamo così. Lando come attore è quello che mi è piaciuto di più. A me è piaciuto molto, poi sono piaciuti molti riferimenti al genere western. Non per niente ho visto che tra i produttori e gli scrittori c'è Kasdan, che è uno specialista del genere, da Silverado, quindi no, a me personalmente è piaciuto molto. Lui come attore, no, bravo, secondo me è bravo, io l'avrei preso forse un po' meno belloccio, diciamo così, però va bene. Sì, mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto, a primo impatto mi è piaciuto prima di episodio 8, perché non avevo bene messo in chiaro alcune cose durante la visione, invece qui è stato molto chiaro e veramente mi è piaciuto tanto come hanno fatto vedere le origini di Han Solo. Allora, l'attore, di cui non riesco a pronunciare ancora il nome, mi è sembrato perfetto, mi è sembrato veramente ottimo nei panni di Han Solo, e sì, la squadra che si è creata intorno a lui anche è stata resa molto bene secondo me. Sì, mi è piaciuto tantissimo. Sì, sì. E la cosa che ti è piaciuta di più in assoluto? Allora, secondo me Ron Howard è riuscito con questo film a rendere Han Solo uno, ha riuscito a ricordarlo al meglio. E l'attore come ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto tanto. Han Solo e Harrison Ford è quasi la stessa copia, secondo me. Ma dici, cioè, convinto tanto nulla, diciamo che mi piace vedere quei personaggi e quindi già questo un po' mi dà. Non ho trovato il personaggio di la ragazza Kira, non lo so, l'ho trovato un po' incastrato. Vabbè, diciamo che non posso fare un confronto con Harrison Ford perché sarebbe difficile. Il film è stato veramente molto bello, molto emozionante, molto, molto tecnico secondo me. È un film che è veramente non adatto a tutte le persone, tutte le famiglie, ma veramente per chi mastica quotidianamente o chi si intende veramente di Star Wars. È veramente un film che consiglio a tutti gli amanti del mondo. E Han Solo, allora, diciamo che ha recitato abbastanza bene, poteva fare di meglio, infatti diciamo, leggendo anche un po' su internet eccetera, si dice che ha ripetuto più volte la sua parte perché non riusciva bene a recitare, però diciamo che tutto sommato ha fatto una bella figura. La prossima volta potrei farlo io, che cosa dici?